In Cilento si ritorna a parlare del piano di zona Salerno 8 che versa in una situazione non florida. Sotto la lente di ingrandimento la situazione economica dell'ente che raggruppa 37 comuni cilentani compresi tra Agropoli e Pisciotta. A parlarcene in un'intervista il consigliere comunale Pietro Miraldi. È sotto gli occhi di tutti che purtroppo il piano S8, dove Vallo, come hai detto tu, è capofila, non funziona. Non funziona per tantissimi. Per tantissimi motivi e ne abbiamo sottolineati tanti, cioè noi abbiamo già evidenziato che tempo fa sono stati sottratti i soldi per acquistare arredi presso la sala presso la stanza del sindaco di Vallo Lucania. Abbiamo scritto ai 37 sindaci dei comuni aderenti, ma non abbiamo avuto una risposta da nessun sindaco, perché non è possibile sottrarre soldi pubblici per acquistare cose private alla fine. Abbiamo evidenziato che gli stipendi anche del responsabile del piano di zona sono stipendi gonfiati e non si possono vedere su nessuna, cioè anche se hanno un sito che dovrebbe essere trasparente come per legge, non c'è nessuna evidenza, quindi non sappiamo a quando ammontano gli stipendi dei funzionari, compreso, ripeto, il responsabile, il dottor Mario Pugliaruso. Non ultimo, c'era un furgone parcheggiato per 10 giorni. Ed era stato parcheggiato per altri 10 giorni presso un parcheggio a Vallo, quindi significa che è un furgone che evidentemente non serve. Quando poi però abbiamo visto che in questo furgone addirittura c'erano degli omogenizzati per i bambini e stavano al sole, quindi abbiamo capito che evidentemente viene fatto tutto all'acqua di rosa. E non ultimo poi gli stipendi di alcuni operatori, di alcuni assistenti sociali che non vengono pagati da novembre 2018. Sono passati circa 5-6 mesi, quindi sono persone che danno il proprio contributo, il proprio lavoro e come ho detto, magari avere il sorriso ogni giorno verso persone che magari hanno bisogno e poi non vengono nemmeno pagati, è una cosa che non buona. Il piano di zona, se lo andiamo a confrontare con quello di Sapri, che funziona benissimo e ultimamente hanno pure acquistato alcune ambulanze, noi invece cosa facciamo? Non facciamo niente. E non è giusto. Oggi siamo in tema, entro il 30 aprile vengono approvati i bilanci delle SRL e delle SPA, quindi se un amministratore di una società ha avuto un risultato, ha avuto un utile, viene premiato. Se questo utile non l'ha avuto, evidentemente magari i soci chiedono le dimissioni. Quindi noi, siccome abbiamo visto che il responsabile del piano di zona non sta portando nessun utile al piano di zona, non in termini economici, ma in termini di assistenza, è quello che il piano di zona deve fare, chiediamo effettivamente queste dimissioni del responsabile. Io so che anche diversi sindaci, in una riunione che era stata convocata un mese e mezzo fa, erano andati tutti quanti là proprio per sostituire il responsabile e purtroppo siamo arrivati che il responsabile è rimasto là e il piano di zona funziona zero. Allora, sono 37 questi comuni che fanno parte del piano di zona S8 e quindi tutti e 37 devono contribuire in base agli abitanti al bilancio del piano di zona. Siccome il comune vallese di Vallo, quindi è il comune capofila, è quello che gestisce il bilancio, quindi quello che paga e che dovrebbe pagare. Mi rendo conto che anche gli altri comuni sono in difficoltà, come qualsiasi ente oggi, però non è una scusa, cioè non è assolutamente una scusa. Se il comune di Vallo non può pagare, mi chiedo com'è che può pagare gli stipendi e aumentare gli stipendi cioè ai funzionari. Quindi se un comune è in difficoltà, si fa il decreto ingiuntivo al comune e il comune paga.